Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video che è un vlog. Oggi infatti andremo in un supermercato Lidl che è grandissimo, uno dei più grandi che io abbia mai visto. Tra l'altro devo fare anche la spesa perché non ho nulla, mi è praticamente finito tutto e quindi farò la spesa in questo grandissimo supermercato Lidl. Vi farò vedere i vari reparti, quindi tutto quello che c'è all'interno. Spero anche di trovare tutta la linea CN, per viso, per i capelli, per il corpo che di solito nel supermercato in cui andavo prima non trovavo perché è un supermercato molto molto piccolo e quindi molti prodotti mancano e quindi spero di trovare tutto in questo grandissimo supermercato Lidl dove appunto andremo oggi. Questo video di oggi è un video più leggero rispetto a quello che ho fatto ieri, che è il video precedente a questo, in cui vi parlavo dei vari test disponibili per la diagnosi di Covid-19 e qual è quello che serve per prendere un aereo per andare all'estero, quindi qual è quello che viene accettato. Quindi se non l'avete ancora già visto, andatelo a vedere perché è un video molto informativo, soprattutto se dovete andare all'estero, in un paese estero, quindi fuori Italia, sia per lavoro o per vacanza, e quindi dovete prendere un aereo, ma anche se andate via mare. E ora, come potete vedere, mi trovo davanti al mio nuovo specchio che ho preso all'IKEA e quindi diamo un veloce sguardo anche al mio outfit di oggi. Allora, l'outfit di oggi è un outfit molto semplice. Come potete vedere, indosso un paio di jeans chiari che sono di Zara, un paio di stivaletti con il tacco e appuntiti e questa maglia bianca che ho preso da Bershka. Poi ho messo anche questo cappotto in mistolana di color blu notte che è di Zara e siccome fuori fa un po' freddo ho messo anche questa sciarpa gigante multicolore che ho preso da H&M. Poi ho una semplicissima borsa nera e questo è l'outfit per oggi, ma adesso andiamo subito da Lidl. Ed eccoci all'interno di questo grandissimo e fornitissimo supermercato Lidl e direi anche finalmente. Appena entrati sulla destra c'è subito il reparto frutta che è molto grande e fornito. C'è un angolo dove si preparano le spremute d'arancia fresche in bottiglia e poi c'è l'angolo dedicato ai vari tipi di insalate più minestre e zuppe pronte di vario tipo. Sulla sinistra c'è l'angolo refrigerato del Select & Go, con sushi, tramezzini di ogni genere e bevande alla frutta di ogni tipo, già pronte per poter essere prese e consumate. Io qui non mi sono fatta scappare il sushi e ho preso ben 4 confezioni da portare a casa per questa sera. Andando avanti inizia il reparto dedicato alla carne sistemata all'interno di questi nuovissimi frigoriferi molto carini e molto puliti che sembrano delle navicelle. Il reparto carne è fornitissimo, c'è di tutto, carne rossa, carne bianca, tantissimi tagli e tantissime porzioni fra cui scegliere, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Comincio dall'angolo carne di bovino, pieno ma veramente pieno di hamburger di tutte le taglie, bistecche, macinato, spezzatino, insomma tantissime cose per fare qualsiasi tipo di preparazione a base di carne. Devo dire che è tutto sistemato alla perfezione, tutto pulitissimo e ben evidente all'interno di questi nuovissimi frigoriferi. Poi passo alla carne di suino, dove trovo degli ottimi spiedini e tante idee per fare delle gigantesche grigliate.
Successivamente passo all'angolo delle offerte, cominciando dagli alimenti che vanno tenuti refrigerati, dove ho trovato tante idee per il pranzo e la cena, come questi hamburger vegetali al gusto di pomodoro che mi incuriosiscono molto. Intanto continuo a fare anche la spesa per questa settimana. Poi passiamo all'angolo dei vini, dove ho trovato tantissima scelta per quanto riguarda i vini rossi e i liquori, ma meno per quanto riguarda i vini bianchi. Comunque l'angolo vini è grandissimo e bellissimo, c'è veramente tanta scelta. A proposito, vorrei invitare i produttori di vino, sia bianco che rosso, ad indicare sull'etichetta anche il tipo di vino, cioè se è un vino dolce o secco, frizzante o liscio. Mi sarebbe veramente di grande aiuto. Ma ritorniamo al supermercato, dove oggi c'erano anche tante offerte in molti reparti. E sempre nel reparto degli alcolici ho trovato addirittura lo champagne. Evviva! Ok, poi passiamo al reparto surgelato super fornito. Mi piace molto come hanno sistemato le cose all'interno di questi congelatori verticali grandissimi, che sono tutti nuovi e super puliti. Qui c'è veramente di tutto: pesce surgelato, primi piatti pronti, la paella mista a base di carne e pesce, che questa della Lidl mi piace tantissimo. Buono anche l'assortimento delle pizze surgelate, soprattutto quelle della marca Italiamo, che sono davvero particolari e dai gusti sempre nuovi, come quella ricoperta di parmigiana di melanzane che non avevo mai visto. Poi, girando il negozio, ho trovato molti punti con le offerte del giovedì, questo sia per quanto riguarda gli alimenti che le cose per la casa. In questo angolo, invece, ho trovato la cheesecake in vari gusti che devo assolutamente provare. Poi andiamo avanti nel reparto dedicato alla casa e alla persona. Questi reparti sono veramente grandissimi e si trova veramente di tutto e con tantissime offerte. Sempre ben evidenti sono gli angoli con le offerte del giovedì, che oggi includevano principalmente elettrodomestici e pentole per la cucina. Come questa pentola rostiera con coperchio che promette di cucinare il pollo come se fosse al forno, senza il fastidio degli odori. Anche l'abbigliamento maschile e femminile è ben fornito, con molti capi, soprattutto sportivi. E poi finalmente passiamo al reparto igiene e cura della persona, dove ho trovato tantissimi prodotti CN che sono curiosa di provare.
Davvero molto fornito e ben organizzato questo reparto, dove sono presenti anche altri marchi come Garnier, Nivea, L'Oreal, e questa è una cosa che mi piace molto di Lidl, perché a fianco alle proprie marche, quelle che producono direttamente per Lidl, ce ne sono anche altre come Garnier, Nivea, che spesso è possibile trovare anche a prezzi molto più bassi rispetto a qualsiasi altro supermercato. Visto che ci sono, faccio una bella panoramica dei prodotti di bellezza e di make-up. A proposito di Garnier, ecco un piccolo stand di prodotti ad un ottimo prezzo, da cui ho preso l'acqua micellare bifase all'olio d'argan da 400 ml, che è la mia preferita, al prezzo di 3,49 euro. Ok, e adesso soffermiamoci su alcuni prodotti che vorrei provare, come questa BB Cream che idrata e copre in maniera leggera per un effetto naturale. In più contiene anche un SPF 15. Poi ho trovato il leva smalto per unghie senza acetone, sia quello normale che ho già provato che quello express ad immersione che vorrei provare, perché questi solventi senza acetone sono più delicati, soprattutto per chi ha unghie fragili e sottili come le mie, e quindi non danneggiano troppo l'unghia. L'acqua micellare Chen non l'ho mai provata, troppo affezionata alla Garnier che è ottima. Poi ho trovato questi due detergenti per viso, per pelli da normali a miste, sia la versione senza granuli che quella con granuli, che ha anche un'azione esfoliante che mi sta piacendo, non eccezionale ma buona. Poi mi soffermo un po' sulle creme viso, dove ho trovato queste due creme che sono nuove, sia per il giorno che per la notte, di colore lilla e viola. E poi ho addirittura trovato il siero viso allo strepitoso prezzo di 3,79 euro. Ottimo, considerato che un siero viso può arrivare a costare anche 50 euro. Molto curiosa di provarlo. Ok, poi do uno sguardo ai prodotti per i capelli, dove ho trovato che c'è anche l'olio per i capelli che soffrono di punte secche. E questo è tutto dal reparto profumeria di Lidl. Adesso passiamo agli alimenti per i nostri amici animali. Lidl è fornitissimo di cibo sia per gatti che per cani, dove ho notato la presenza anche dei patè per cani Cesar a 85 centesimi. Per la mia cagnolotta ho deciso di prendere questa confezione di biscotti Orlando che non gli ho mai dato e spero che le piaceranno. Ok, intanto continuo la spesa di questa sera prendendo delle spezie che mi sono finite. È molto piacevole fare la spesa in questo supermercato Lidl, perché come potete vedere è grandissimo, tutto è ben diviso in settori con il nome indicato, è tutto molto pulito e nuovo e non manca quasi nulla, c'è veramente un'ampia scelta. Inoltre camminare fra gli scaffali è anche interessante perché permette di scoprire prodotti nuovi che non si conoscono e quindi di avere idee nuove per ravvivare il pranzo, la cena o la casa. L'angolo prodotti per la persona e per la casa è ben rappresentato, qui c'è di tutto. L'abbigliamento e l'intimo ad esempio è una cosa che non ho mai acquistato qui da Lidl, ma ho visto che ci sono alcuni capi sportivi abbastanza discreti.
Poi passiamo al reparto carni bianche con tantissimo pollo, tacchino e coniglio. I fusi di pollo qui alla Lidl sono i miei preferiti. Ma ci sono tantissime preparazioni come le cotolette, gli hamburger, il petto di pollo, le ali di pollo già speziate e c'è anche il kebab. L'angolo dei dolci e delle merendine l'ho trovato un po' piccolo. Intanto qui sono ritornata indietro all'angolo dei freschi Select & Go per prendere dei tramezzini che non ho potuto prendere prima perché c'erano altre persone che stavano acquistando. Intanto proseguo con il resto della spesa per questa sera, perché a furia di guardare tutto non ho ancora preso quasi nulla. E adesso passiamo alla panetteria, che in realtà è la prima cosa che si incontra quando si entra da Lidl, ma che oggi non vi ho potuto far vedere subito perché anche qui c'erano altre persone che si stavano servendo. Beh, come potete vedere la panetteria è fornitissima, sia per quanto riguarda il salato che il dolce. Mai visti tutti i piani così pieni e anche il rifornimento è abbastanza veloce. Tantissime le offerte, soprattutto i 3x2 a cui non posso rinunciare. Quindi, dopo aver effettuato i miei acquisti qui, do un ultimo sguardo al reparto frutta, dove prima ho dimenticato di prendere qualcosa e poi mi dirigo alle casse per pagare.
Eccomi ritornata a casa per dare inizio allo svuota la spesa di oggi. Allora, in questo bellissimo, nuovissimo e grandissimo supermercato Lidl, la spesa che ho fatto oggi è composta da queste 4 confezioni di sushi che costano 3 euro ciascuna. Queste confezioni di sushi si chiamano Sushi Box Hiru e sono una versione diversa rispetto a quella che vi ho fatto vedere nel video precedente, sempre per quanto riguarda lo svuota la spesa Lidl, perché il sushi che c'è dentro è praticamente lo stesso, però mancano 2 pezzi, quelli con il salmone e il gambero, e sono stati sostituiti da altri 3 pezzi, se non mi sbaglio, perché in questa box ci sono 10 pezzi, mentre in quella precedente, se non mi sbaglio, ce n'erano 7. E adesso vi dico precisamente cosa c'è all'interno. Allora, ci sono 4 osomaki, 2 con peperoni verdi e maionese e 2 con preparazione alimentare a base di surimi al gusto granchio, 4 mini California, 2 con preparazione a base di salmone crudo e semi di sesamo tostati e 2 con preparazione a base di salmone cotto e semi di sesamo tostati e 1 California con salmone crudo, formaggio fresco e anito. Quindi davvero davvero ottimi, e all'interno ci sono sempre le salsine come nella confezione dell'altra volta, e io ne ho prese 4, quindi 1, 2, 3 e 4, tutte dello stesso tipo perché ho trovato solo questo tipo di sushi. Poi ho preso questa bottiglia di vino bianco Chardonnay, vino frizzante secco, e la bottiglia è da 75 centilitri e ovviamente ho voluto prendere il vino bianco perché stasera la mia cena sarà a base di sushi e vino bianco. Poi ho preso 2 tramezzini, un tramezzino con pollo e bacon e il secondo tramezzino con prosciutto cotto e funghi. Per quanto riguarda il surgelato, ho preso questo mix di verdure alla messicana, questo mi sta piacendo tantissimo. Escono 2 piatti molto abbondanti e le verdure sono veramente saporite, inoltre mi fanno impazzire questi pezzetti di pannocchiette. E poi ho preso questa cremosa con piselli e zucchine, questa vellutata di verdura con piselli e zucchine. Questa è ottima ad esempio con la pasta corta, quindi per fare un'ottima zuppa, un'ottima minestra. Poi ho preso 2 confezioni di hamburger di bovino adulto scottona e queste erano in offerta a 1 euro ciascuna, quindi ne ho prese 2, quindi 4 hamburger in tutto. Poi ho preso questa confezione di Fonsi, una busta grande che contiene all'interno 10 buste più piccole perché era in offerta, queste sfogliatine glassate, anche queste in offerta, una confezione di Bondi Motta, anche questi in offerta, una confezione di fiocchi di latte Milbona, questi sono ottimi con l'insalata, una confezione di latte intero da 1 litro UHT, sempre della marca Milbona, un avocado, ottimo con le insalate. Poi ho preso queste spezie, ho preso l'origano e il pepe bianco macinato che mi erano finiti. Poi ho preso questi 3 cornetti al burro, sono proprio croissant. Questi del Lidl mi piacciono tantissimo, ce n'erano di vari gusti, però io ho preferito prendere i classici croissant al burro. E poi questo è quello che rimane dei pasticciotti ripieni di crema. Questi li ha presi mio marito e già ne ha mangiati 2, ne ha lasciato solo 1. E questo è quello che rimane appunto di questi pasticciotti. Una lattina di aranciata Fanta che è quasi finita perché l'abbiamo consumata insieme al tramezzino e ai pasticciotti appena siamo usciti dal supermercato. Poi per la mia cagnolina ho preso questa confezione di biscotti della marca Orlando. Si tratta di biscottini ripieni, sono degli snack gustosi e croccanti con all'interno manzo, pollo e pesce, quindi con ripieno di manzo, pollo e pesce, e credo che le piaceranno molto.
Poi ho preso l'acqua micellare Garnier, la bifase. Questa è l'acqua micellare bifase con olio d'argan. Era in offerta a 3,49 euro e non me la sono fatta scappare perché da me è diventato impossibile trovare quest'acqua micellare. Oppure, se la si trova, il prezzo sfiora i 5 euro. Quindi, avendola trovata a 3,49 euro, non mi sono fatta sfuggire questo affare. Ok, e con questo è tutto. Abbiamo concluso lo svuota la spesa Lidl di questa sera. Adesso devo andare a preparare la cena e, come vi ho già anticipato, la mia cena di questa sera sarà a base di sushi e il tutto sarà accompagnato da questa bottiglia di vino bianco frizzante. Ok, e con questo è tutto per il video di oggi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi a questo canale, commentate sotto questo video e noi ci vediamo presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti!